Bene, cari amici di Mr. Sunny Bass, vi voglio far vedere questo strumento che ho acquistato l'estate scorsa. E questo è un contrabbasso molto particolare perché è un contrabbasso americano. È un contrabbasso americano pare del 1911. Infatti, adesso non si vede, però all'interno c'è una targa che dice Lyon & Healy, Chicago 1911. Io l'ho acquistato da un privato, l'ho pagato 1000 euro e ha parecchi lavori da fare. In verità va tutto ristrutturato perché ha delle crepe un po' ovunque. Infatti vedete qui davanti questa crepa importante qui, quindi va aperto anche qui nelle fasce laterali, anche queste fasce sono piene di crepe, questa crepa, il fondo è un bellissimo fondo bombato, marezzato, di questo colore naturale, molto sano sia nella curva del fondo che dello stomaco. Cioè lo stomaco della tavola è ancora molto buono. L'abete, come vedete, è bello fine. Mi piace questo colore naturale, non scuro come si fa in Europa, proprio un tipico colore. Questo marchio Lyon & Healy, ho fatto delle ricerche, è un marchio appunto di Chicago che al tempo praticamente produceva un po' tutti gli strumenti, anche violini, anche pianoforti, anche strumenti a percussione, anche strumenti a fiato. Metteva il suo marchio su molti strumenti perché a Chicago in quel periodo stava, insomma, nascendo il jazz negli Stati Uniti in generale e c'era evidentemente molta richiesta di strumenti. Come scuola questo strumento, mi hanno detto, comunque è una scuola est europea, anche perché evidentemente in quel periodo negli Stati Uniti non è che esistesse una tradizione di liuteria. I liutai che andavano là erano probabilmente gente che aveva imparato in Europa e andava là e costruiva strumenti secondo la scuola esistente, ovvero quella europea. È uno strumento lungo, dovrebbe essere circa 108 di diapason, e come vedete anche il manico qui è spezzato. Dovrò rifare il manico perché è veramente troppo sottile, la tastiera è completamente da cambiare. Adesso le corde, lo strumento è inutilizzabile perché scordato, perché ha un'action assurda, cioè è tutto il ponte da rifare. Salverò la cordiera. Quindi lo strumento è da aprire completamente, anche perché purtroppo, come vedete, qui sono stati messi dei chiodi. Ho contato sul fondo 41 chiodi, purtroppo, e i chiodi li voglio togliere. Quindi è tutto da aprire, sia davanti che dietro. Ci sono chiodi anche davanti, vedete. È stato un po' massacrato da quel punto di vista, quindi verrà aperto, dentro ristrutturato, tolti i chiodi, tutto rinforzato all'interno, manico nuovo, tastiera nuova, ponte nuovo, metterò un ponte regolabile, il riccio è buono e forse riusciamo a salvare le meccaniche. Esatto. E niente, quindi questo è come si presenta prima, e qui anche un'altra brutta crepa in questa fascia, e come si presenta prima questo Lyon & Healy del 1911 di Chicago, contrabbasso americano molto rari da trovare in Europa, con un valore relativo, perché con questo colore sicuramente in Europa in un'orchestra classica non riesce a entrare perché è un colore troppo particolare, troppo chiaro. Io non voglio cambiare il colore, voglio ristrutturarlo bene in modo che sia come nuovo a livello proprio di mobile e tutto il resto. Metterò su delle Thomastic Spirocore, e quindi è uno strumento mi piace l'idea che questo strumento venga dagli Stati Uniti, da Chicago, che si sia fatto chissà quanti
locali, quanto cioè, ha accompagnato un po' la storia del jazz in qualche maniera. Ed è arrivato in Europa e l'aveva acquistato il nonno di questo ragazzo che me l'ha venduto, aveva portato, fatto arrivare negli Stati Uniti, poi lui non sapeva più di tanto, lo so che lo ha praticamente, se l'è ritrovato, ereditato e voleva semplicemente venderlo. Questo suo nonno andava spesso negli Stati Uniti e aveva portato molte cose in Europa, tra cui questo strumento. E niente, quindi così è come si presenta, mi accingo a portarlo in liuteria, lo porterò dal liutaio Mariotto di Mantova, Gianni e Guido, Gianni con suo figlio Guido, che sono tra i migliori liutai che abbiamo e sono convinto che mi faranno un lavoro eccezionale. E quindi dal vostro Mr. Sunny Bass con questo Lyon & Healy di Chicago del 1911. Grazie e alla prossima!